Si chiamava Fabiano Antoniani, ma tutti lo conoscevano come DJ Fabo. Era arrivato in una clinica svizzera e dopo le visite mediche previste dai protocolli ha posto fine alla sua vita con l'eutanasia. Il 39enne aveva lanciato un video sui social con la voce della sua fidanzata per chiedere di morire legalmente. Informato della notizia, si è rivolto a lui Don Vinicio Albanesi, fondatore della comunità di Capodarco, che ha accompagnato tanti ragazzi disabili sino alla morte naturale. «Caro Fabo», ha scritto sul sito di Famiglia Cristiana, «non ti conosco personalmente, ma ti sono vicino. Da tanti anni vivo assieme a persone con disabilità gravi. Nella comunità abbiamo avuto giovani come te o più di te che andavano verso la morte e l'esperienza dice che la cosa più brutta in queste fasi è la solitudine. Ti posso raccontare», prosegue Don Vinicio, «l'esperienza di una ragazza della nostra comunità che, assistita con amore, con il coinvolgimento di un intero gruppo, è spirata serenamente. Si va verso la morte serenamente se nella vita c'è un significato che possa dare, non dico speranza, ma sicuramente pace. La morte ha una sua dignità e quindi quando bussa alla porta bisogna accogliere anche l'amore. Però tutto questo naturalmente poi si innesta nella storia della persona, nella storia dell'ambiente, nei caratteri, nell'esperienza. Cioè ogni storia è una storia a sé. Il messaggio che do a chi ti sta vicino, chiude Don Vinicio, è di mettere sempre vita, restando a fianco a chi sta soffrendo come te.